Allora, io sono arrivato in studio il 1 settembre del 2006, il progetto aveva appena ricevuto il permesso di costruire, sono arrivato tramite la fondazione, come diceva Lia, quindi tutto grazie alla parte didattica della fondazione, questa è una foto dell'archivio della fondazione a Genova, poi sono andato a Parigi, sono arrivato qua, questo signore mi ha gentilmente aperto la porta e sono finito qua dentro, ci sono anch'io da qualche parte, non siamo sempre vestiti di rosso, era un caso un po' particolare. E questo è il team, questo è stato il nostro team per più di tre anni e mezzo, su cui abbiamo seguito St. Giles. Questa è un'altra foto del team in versione un po' più rock. E là in fondo, nella foto di sinistra, c'è il nostro angolo, l'angolo St. Giles, che era l'angolo più colorato dello studio. Invece a destra c'è quella che noi chiamiamo la cave, la cantina, che è il lato un po' meno glamour forse dello studio, dove quando uno arriva in stage passa un sacco di tempo. E passa un sacco di tempo perché fa queste cose qua, cioè trasforma quello che è un disegno, una visione, e collabora a trasformare quello che è un disegno, una visione, in forma, in tre dimensioni. Quindi per lungo tempo, per un paio di mesi, abbiamo lavorato sulle facciate, in bianco, in monomaterico e monocolore, anche se l'idea del colore esisteva già, però la ricerca era sulla texture, era sulla profondità, sulla grana delle facciate, per trovare proprio uno dei temi principali di queste facciate era dargli uno spessore, non avere semplicemente uno schermo piatto, ma avere una profondità delle ombre e una maniera di riflettere la luce che potesse essere, che potesse variare secondo la luce e secondo il punto di vista. Per ottenere quindi questa immagine esisteva già, ma bisognava trasformarla in realtà. Questa era la prima visione delle facciate, quindi si vede il colore, si vede differenti moduli. Questo è quello che abbiamo iniziato a fare, questo modello, abbastanza piatto, ma poi abbiamo iniziato ad aggiungere elementi per creare veramente il più possibile una texture e una profondità differente delle ombre, aggiungendo e togliendo. Abbiamo fatto un sacco di prove per cercare di calibrare in maniera corretta e con continui salti di scala tra una scala più piccola a una scala più grande per, con delle andate e ritorno per verificare che non ci stessimo sbagliando. Quindi questi sono tutti i modelli di studio fino ad arrivare alla scala 1:1. Questi sono i pezzi in scala reale fatti in polistirolo per vedere fino al giunto a come fare i pezzi d'angolo, a come attaccare un pezzo all'altro. Tutto però sempre in bianco e nero per vedere soprattutto l'effetto della materia. Però il colore ce l'ha sempre, quindi a destra c'è un modello in legno, mentre a sinistra è il primo prototipo in scala naturale in ceramica che abbiamo fatto. Quindi questo salto di scala è continuo e sempre più approfondito lungo tutto il processo del progetto. Ecco qua, questo invece era già una fase un più avanzata in cui l'unità singola era già più o meno chiara e si cercava di vedere l'effetto in scala 1 a 33, era questo modello, del colore applicato alla nostra facciata. E poi sempre in contemporanea non si dimentica la scala dell'edificio e la scala urbana, e quindi in questo modello analizzavamo il progetto come una sequenza di colori, facendo completamente astrazione quindi dell'edificio stesso, ma solo per trovare la sequenza corretta, come una sequenza musicale praticamente, alla fine del quale tra l'altro è uscito che probabilmente tutta la corte interna era più logico averla chiara per avere un'uniformità, una zona un po' più tranquilla e anche per aumentare il più possibile l'effetto di riflessione della luce sulla piazza. Questo è il risultato, sono le faccette, quello che chiamiamo facette, quindi le facciate scolpite e tutte con un'inclinazione diversa, con il loro colore, con il colore che c'è ora sul sito. Tra l'altro all'inizio le chiamavamo anche con il nome delle Bond Girls, ci sono 22 facette con 22 nomi di ragazze differenti, poi però. Invece questo è un passo ulteriore, mettendo tutte le facciate una dopo l'altra, ci si è resi conto che il discorso è un po' più complicato di quello che si pensava, perché ci sono 20 tipi di facciate differenti in questo progetto, malgrado
L'immagine iconica sarà, o comunque è la facciata in ceramica. Tra di queste ci sono molte eccezioni, molti casi differenti, fino appunto a 22 tipologie di facciata. Quindi sono tutti compresi tra questi tutte le facciate vetrate all'interno dei tagli della massa dell'edificio. E quindi si inseriscono limiti nuovi intorno a cui lavorare. A sinistra c'è la facciata in ceramica degli uffici, mentre a destra c'è la facciata in ceramica della parte residenziale. L'idea era di mantenere una certa uniformità, di non dichiarare che fossero due famiglie diverse, però i dati con cui giocare erano molto differenti. Innanzitutto negli uffici c'è un interpiano di 3,90 con 2,90 liberi, nelle case 2,93 con 2,48 liberi. E la facciata finestra della housing si apre, quella degli uffici no, quindi si è lavorato molto sui dettagli, però queste sono le due stesse facciate, a sinistra la residential, a sinistra gli uffici e a destra le case, e probabilmente molta gente quasi non se ne accorge perché abbiamo cercato perlomeno di mantenerle sullo stesso linguaggio. E la stessa cosa per i tagli in vetro. Secondo orientamento, alcuni hanno bisogno di una facciata a triplo vetro con un'anta apribile per pulirla, e alcune no, bastano un semplice doppio vetro, quindi a sinistra abbiamo un triplo vetro, a destra è il singolo vetro. Però l'effetto e il linguaggio che volevamo esprimere voleva essere lo stesso, quindi a sinistra come appunto la facciata più performante con la triplo vetro, e a destra nei tagli il doppio vetro. Questo è un altro tipologia su cui abbiamo messo molta energia, sono i winter garden, quindi sono le facciate dei giardini d'inverno. Renzo e tutto lo studio ha insistito molto a inserire degli spazi tampone in tutti i lati sud del progetto, degli uffici, quindi questi giardini d'inverno in cui si potesse immaginare di avere degli spazi conviviali a metà tra interno e esterno, in cui avere delle piccole sale un po' meno rigide, un po' meno all'inglese quasi. E quindi queste lamelle sono lamelle in vetro apribili, motorizzate, e che danno questo effetto qua. Questa invece è un'altra, la facciata del piano terra, molto importante per garantire la massima trasparenza e la massima permeabilità della piazza, alta fino a 6 metri, su un modulo di 2 metri e mezzo per l'altezza variabile, ma quindi fino a 6, il più possibile vetrata, i montanti sono in pezzi di vetro 3 uniti, e non ci sono profili visibili, a parte un piccolo capping, un piccolo profilo esterno che copre il montante interno di vetro, che è però solo 6 cm di larghezza. E quindi la storia continua, e avevamo più o meno capito come fare, cosa volevamo fare perlomeno, però bisognava veramente capire come farlo, con quale tecnologia e con quali persone anche.